Eccellenza, siamo giunti a metà del viaggio apostolico del Papa, il suo 41esimo viaggio apostolico. Francesco ha voluto fortemente essere qui a Budapest e in Ungheria. Lei proviene, lei è vescovo di un'altra città. Le chiedo come il popolo ungherese ha accolto l'arrivo del Papa e quali sono gli elementi che emergono da queste prime ore di Francesco qui in Ungheria. Penso che tutta l'Ungheria è molto toccata dal fatto che il Santo Padre viene la seconda volta e se contiamo anche l'incontro in Romania con molti pellegrini, centinaia di migliaia di persone a Csíksomlyó, allora già la terza volta che incontra il nostro popolo. Ne siamo molto grati. Sentiamo che il Santo Padre ha una visione forse un po' diversa da molti sulla nostra storia e sulla nostra mentalità. Lui ha conosciuto suore ungheresi a Buenos Aires, le menziona sempre, erano membri della congregazione Maria Ward. Avevano lì una scuola eccellente, il Santo Padre era sempre molto impressionato dai loro talenti, dalla loro forte personalità e da quel lavoro immenso che hanno potuto fare. E poi anche delle storie sul comunismo, come dovevano fuggire e che cosa succede in Ungheria. Cioè, penso che siamo grati per questa attenzione speciale che il Santo Padre ha dato all'Ungheria. Uno dei messaggi più forti che il Santo Padre credo che cerca di far arrivare ai nostri cuori è che l'Ungheria cerca di lottare, diciamo così, per la verità, per la famiglia, per valori cristiani, vuol difendere un po' la propria lingua e la propria cultura, anche per paura di non sparire nella storia. Cioè c'è una forte mentalità, diciamo, di voler sopravvivere e voler custodire i nostri valori. Il Santo Padre ci dice che questi valori sono importanti, ammira anche in parte questa mentalità, diciamo, forte. Ieri sera diceva ai sacerdoti che gli ungheresi hanno una fede granitica. Ha ricevuto un applauso grande per questo. Forse ha toccato qualche cosa di vero. Cioè, la nostra storia molto difficile e a volte molto tragica ci ha formato in questo modo di voler difendere per sopravvivere. Ma il Santo Padre dice che dovremmo coniugare o mettere insieme questa mentalità di difesa o di valori o di verità con la carità, con la tenerezza, con la bontà, cioè non dimenticare mai di dare la mano a colui che ne ha bisogno. Penso che questo è il messaggio principale. Capisce la nostra mentalità, capisce le ragioni e vuol aprirci un po' all'altro lato della visione cristiana, verità ma con la carità.